notturni un pezzo più bello dell'altro in questa mostra e anche con soggetti inusuali come quello che ha alle sue spalle. Ce la racconta? Guarda, quando mi è stato chiesto di fare questa mostra ho cominciato a pensare a che cosa potevo produrre per essere soddisfatta, ma anche per colpire un attimo l'attenzione e fare pensare al mosaico. E il primo pezzo è stato questo di soldati di Giustiniano. Anche allora c'erano le guerre, anche allora c'erano i militari e mi sono chiesto cosa faccio, cosa posso fare. E ho deciso, dal momento che c'è questa terribile guerra in Ucraina, di rappresentare i soldati di oggi. Non è cambiato niente purtroppo, le guerre ci sono, le guerre ci saranno e con questo mosaico ho soltanto voluto di nuovo far vedere, fare capire quali sono i problemi di oggi. E tutta la mostra comunque si basa sul rapporto fra antico e contemporaneo, perché penso che si possa partire anche dallo studio del mosaico antico ed avere delle intuizioni e cercare di rendere questo mosaico ancora attuale e moderno. E quindi anche gli altri pezzi che probabilmente avrai fotografato, Giustiniano, Teodora, ho fatto la Teodora col burka e l'ho chiamata 8 marzo perché le donne in questo modo non sono, loro dicono di sì ma non sono libere. Ho fatto Giustiniano col computer negli anni 80 quando ancora non c'era il computer e ho cercato di esporre qui un po' tutte le cose alle quali io sono particolarmente affezionata.